Ciao, volevo mandare il video, ma mi sono resa conto che non c'è un intro, quindi vi beccate la sottoscritta nel proprio studio. In questo video vedrete una carrellata di parchi che ci sono appunto a Stoccarda, perché è una città molto verde, a quanto pare, ho scoperto. E anche se all'inizio c'è una piccola parte del mio primo giorno a Stoccarda in cui sono arrivata e volevo fare un'attività che però non è andata esattamente a buon fine, diciamo così. Quindi approfitto anche per ricordarvi di iscrivervi al canale e attivare anche la campanella se non l'avete già fatto, in modo tale da ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video. E adesso vi lascio al video. Il mio tempismo è perfetto, mi sono spostata da Münsingen, ma ovviamente la nuvola di Fantozzi mi insegue e appena ho parcheggiato qui ha cominciato a piovere. Qui dovreste intuire la mia prima meta qui a Stoccarda, che no, diciamo che potevo scegliere meglio, nel senso che non è forse esattamente il meteo migliore per salire sulla torre della televisione. Però vedremo cosa c'è appunto sopra. Vi do, mentre vi faccio vedere qualche ripresa che farò appunto all'interno, qualche informazione. È stata inaugurata nel 1956, dopo 20 anni per la sua costruzione. È alta circa 220 metri ed è la prima torre televisiva del mondo, quindi tutte le altre che vedete in giro sparse sono sostanzialmente una copia di questa. Ad oggi è una famosa attrazione in città, con una vista mozzafiato sulla città, appunto, e la campagna e i boschi circostanti, che io molto probabilmente non vedrò. Sulla sommità c'è anche un punto di ristoro e visto che è circa mezzogiorno, direi che potrei anche approfittarne. E questo è il fantastico panorama che, di cui si gode dalla cima della torre. Allora, voi non vedrete poco e niente, ma sembra che si stia aprendo leggermente il tempo, quindi proverò ad andare un attimo al caffè, al bar, a fare un attimino di simil pranzo e vediamo se migliora un attimino la visibilità. Niente da fare, la situazione è sempre più grigia e quindi si va verso l'hotel. Qui c'è anche un piccolo parco giochi, ovviamente deserto. One eternity later. Torre della televisione a parte, ci sono altri modi per vedere un pochino di panorama e stare in mezzo al verde qui a Stoccarda. Uno di questi è visitare Villa Berg. Tecnicamente non proprio la villa, ma i giardini. La villa è quella qui dietro di me, è un po' lasciata all'abbandono. Considerate che era stata commissionata dal principe ereditario Karl a metà del XIX secolo. Ed è uno dei primi edifici neorinascimentali in Germania. Peraltro, da qui, io dritto davanti a me, vedo la torre della televisione e probabilmente oggi, se ci fossi andata, visto che comunque è passato un giorno da quando ho fatto il video sulla torre, dalla torre, probabilmente avrei visto qualcosa di più che tutto bianco. Non ci tornerò in ogni caso. Nel senso che vi dovrete far bastare le immagini di repertorio che ho trovato. Comunque sia, qui è molto bello, c'è una piccola panoramica anche sulla città, visitando anche i giardini. La giornata ovviamente non rende perché anche se non piove è grigio, però continuiamo con la visita di quello che c'è da vedere fuori dal centro storico di Stoccarda. Thank you.
In questo momento invece mi trovo negli Unterschlossgarten, in teoria andando nella direzione opposta a quella in cui sto andando io, dovreste arrivare in pieno centro al Neues Schloss, quindi al Palazzo Nuovo. Diciamo che è un giardino all'inglese con anche tanta acqua. Qui ci sono delle cose strane. Tante oche, papere, anatre, come volete chiamarle, e anche tanto vento, ovviamente. Sto approfittando di una panchina in quello che è un altro parco, peraltro considerate che io in questo momento non mi sono ancora spostata dai parchi, sono sempre stata in mezzo al verde. Si tratta del parco Rosenstein, un parco all'inglese creato tra il 1824 e il 1840 per volontà di Re Guglielmo I. Al suo interno comprende lo Zoo Wilhelma, la cui entrata ovviamente si paga, io non ci andrò, anche perché da quello che ho capito è piuttosto grande, quindi meriterebbe, se avete figli, magari una giornata intera all'interno, e il Museo di Storia Naturale. Peraltro io in questo momento sono all'interno di quello che dovrebbe essere tipo il Parco delle Rose dell'appunto Schloss Rosenstein, che è appunto la sede del Museo di Storia Naturale. Nuova clip, nuovo parco, siamo al Liebfriedscher Garten, spero di averlo letto giusto perché non me lo ricordavo. In ogni caso è piccolino, forse un pochino trascurato, ma da quassù, da questo bastione, diciamo così, si gode di una vista veramente fantastica. Passando per Wartburg Park sono arrivata al Killersberg Park, prima però si mangia. A pancia piena posso esplorare un pochino il parco con voi, un'oasi verde di circa mezzo chilometro quadrato che arriva dalla ristrutturazione, dal recupero ambientale di un ex cava. Si trova nel bel mezzo della città, un po' più a nord in realtà rispetto al centro, con fontane, una torre e molte altre attività. La torre la vedete qua dietro alle mie spalle, è composta da 348 gradini che sono stati sponsorizzati, per cui ogni gradino porta una targa con il nome del donatore, è alta 42 metri con 4 piattaforme ed è stata inaugurata nel 2001. C'è la possibilità di salire, mi pare costi 1 euro, nel caso ve lo scrivo qua. Io non salirò perché comunque sia la giornata non è esattamente il massimo. Comunque anche dalla base della torre il panorama non è niente male. Vi spiego un po' il giro che ho fatto. Il mio hotel adesso non ve lo, dovrebbe essere più o meno in questa zona qui. Questo qui è il parco di Villa Berg. Qui c'è un piccolo giardinetto
dove c'è anche una piccola porzione di giardino giapponese. Questo qui è il parco che vi dicevo, che appunto collega il Neue Schloss al Rosenstein Park. Qui c'è lo zoo e questo qui è appunto tutto il giro che ho fatto fino appunto ad arrivare al Killesberg. Con la torre alle mie spalle, ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e commentate facendomi sapere quale parco visitereste più volentieri qui a Stoccarda. Se non siete iscritti vi ricordo di iscrivervi al canale attivando anche la campanella in modo tale da rimanere aggiornati su tutti i video che carico. Qui sotto in descrizione trovate i link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Come al solito vi do appuntamento al prossimo video e vi dico come sempre, have a nice life!